Sulle colline dell'Oltrepò pavese era presente fino agli anni 40 una tradizione violinistica legata ad un repertorio di musiche da ballo. Seppure con caratteristiche proprie, la tradizione di strumenti ad arco della collina pavese mostra relazioni con le diverse culture musicali delle aree limitrofe, la montagna emiliana, la pianura lombarda e l'Appennino ligure piemontese. Le orchestrine dell'Oltrepò erano costituite da uno o due violini, viola, violoncello e il violon, un bassetto a tre corde. L'organico poteva variare sia per il numero di suonatori che per gli strumenti utilizzati. Talvolta mancava il secondo violino, talvolta il violoncello o la viola. Spesso la formazione era ridotta al minimo indispensabile. Il violino, la cui presenza era fondamentale per la costituzione di qualsiasi gruppo strumentale, e il violon, a volte sostituito dalla chitarra, cui era affidato il ruolo di supporto ritmico e armonico. Il repertorio delle orchestrine era composto da musiche da ballo tradizionali, la giga, la bisagna, la curenta, la manfrina, da marce per i coscritti e da musiche di accompagnamento ai canti rituali e di questua. Di grande interesse si è rivelata la testimonianza di Pierino Comaschi, abile violinista di Zalattarello, scomparso nel 1985. Figura di primo piano nel panorama dei suonatori attivi nella collina pavese, dall'inizio del Novecento agli anni 70, eccezionale polistrumentista, oltre al violino suonava anche la viola, il contrabbasso e la chitarra, Comaschi fu l'instancabile animatore dell'orchestra di Zalattarello, gruppo conosciuto e apprezzato in tutta la zona. Ricordo un culto che mi sapere. Se nell'area di pianura e di bassa collina le vecchie musiche da ballo furono velocemente travolte dal successo del liscio, nell'alta collina l'influsso ancora esercitato dalla tradizione del piffero permise di conservare più a lungo l'uso dei balli staccati, cosa che certamente influì sulla permanenza dei vecchi motivi da danza nel repertorio dei suonatori che più frequentemente suonavano in questa zona. Il violinista Ernesto Luigi Bonini, di Moline, che ha esercitato la propria attività di suonatore in diverse orchestrine della zona, ricordava ancora una monfrina appresa dal pifferaio Picco di Albareto.